Ormai sono quasi 100 le donne che hanno accusato il produttore Harvey Weinstein di molestie o stupro. L'ultima nell'ordine di tempo è l'attrice americana Paz de la Huerta, che ha detto di essere stata stuprata per due volte nel 2010. Da allora la sua vita è cambiata e sono arrivati problemi seri, problemi di alcol, problemi sul lavoro. La denuncia dell'attrice è stata raccolta dalla polizia di New York e l'arresto per il produttore si avvicina. I will say we have an actual case Abbiamo un vero dossier che va avanti. Se lui fosse ancora a New York, se i fatti fossero recenti, senza dubbio lo avremmo già arrestato. Ma cosa rende la storia di Paz de la Huerta così credibile? La precisione nell'articolare ogni momento del crimine, dove era, dove si sono incontrati, dove è accaduto il fatto e cosa fece lui? Spiega l'investigatore. In poche parole, a salvare Weinstein per il momento è il fatto che si trovi in Arizona a farsi curare e che i fatti, tuttavia non prescritti, sono lontani nel tempo. Oltre che al Dipartimento di New York, indagini sul produttore americano sono aperte anche a Londra e a Los Angeles.